Ryanair punta sempre più sull'aeroporto d'Abruzzo, lo ha ribadito questa mattina a Pescara Mauro Bolla, Country Manager Italy di Ryanair. Alla presentazione della stagione della compagnia irlandese hanno partecipato anche il Presidente della Regione Marco Marsiglio ed il Presidente della Società di Gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo Vittorio Catone. Ben 15 le destinazioni previste nella prossima estate. Beh, intanto siamo qui a festeggiare l'estate più grande di sempre, l'operativo più grande di sempre, con 100 voli settimanali, sono 20 in più rispetto all'estate pre-pandemia, 15 rotte in totale, due nuove, tra cui la Manchester e la Memmingen. È un'estate di ripartenza dopo due estate appunto di rallentamento legate al Covid e quindi ci auguriamo insomma che sarà una grande estate. Voi siete oggi qui per ribadire l'importanza che ha l'aeroporto d'Abruzzo per Ryanair. Assolutamente, una macchina in base che sviluppa 500 posti di lavoro, di cui 30 diretti, e una voglia di Ryanair di rimanere legata al territorio, un territorio che ci ha dato tanto. La Summer 2022 ci apprestiamo ad avere il maggior operativo di sempre operato da Ryanair, 15 destinazioni raggiunte, due nuove rotte e partiamo assolutamente col piede giusto perché i numeri di aprile sono migliori di quelli del 2019. Sì, c'è un importante segnale di ripartenza, c'è un importante segnale di vicinanza da parte del vettore Ryanair che continua a credere in noi e con il massimo della sinergia possiamo solo ottenere importanti risultati.